Venerdì 12 dicembre 1969, alle ore 16.30 la Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana è ancora aperta. La banca permette così agli agricoltori di svolgere le commissioni finanziarie. Alle 16.37 improvvisamente si sente un forte boato. Il salone centrale è completamente distrutto. Inizialmente si parla di una caldaia esplosa. Solo dopo si viene a sapere che una bomba di 7 kg di tritolo è stata posizionata all'interno della banca. Muoiono 13 persone sul colpo, 4 in seguito alle ferite riportate e sono oltre 80 i feriti. Alle 16.55 esplode una bomba a Roma, nel sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro. Un'altra alle 17.22 in Piazza Venezia, vicino all'Altare della Patria, e un'altra alle 17.30 davanti al Museo del Risorgimento. Verso le 16.30 si ritrova una bomba inesplosa nella Banca Commerciale Italiana, in Piazza della Scala. La borsa viene recuperata e l'ordigno viene fatto brillare dagli artificieri la sera stessa. Le bombe del 12 dicembre segnano l'inizio di un clima di tensione. Arnoldi Giovanni, 42 anni, quel giorno non doveva andare in Piazza Fontana, non si sentiva bene. Purtroppo però non poteva mancare, c'era bisogno di lui per chiudere un affare. Alle 16.30 Giovanni arriva in Piazza Fontana ed entra in banca. Dopo pochi istanti la bomba esplode. In banca si trova anche Silva Carlo ed Endena Pietro. Quest'ultimo, 45enne, è seduto al tavolo centrale. Gerolamo Papetti nasce il 18 novembre 1890 a Ossago. Nel primo pomeriggio di quel 12 dicembre, Gerolamo Papetti si reca a Milano con la nuora Iride e il figlio Giocondo. Alle ore 16.37, Gerolamo è investito in pieno dall'esplosione e muore nella notte all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. Il figlio Giocondo, di 47 anni, rimane gravemente ferito ad una gamba. Vittorio Mocchi nasce a Milano il 27 luglio del 1936. Il 12 dicembre del 1969, all'età di 33 anni, si trova in Piazza Fontana di Milano al fine di concludere l'acquisto di 2 trattori Ford. Vittorio sopravvisse all'esplosione. Morirà solamente 14 anni dopo, ad ottobre del 1983, a causa di una delle tante complicazioni dell'attentato. Il 15 dicembre 1969 Piazza Duomo è piena di gente. Migliaia di milanesi si sono raggruppati davanti alla cattedrale. Anche i sindacati si sono mobilitati. In piazza si svolgono i funerali delle 14 vittime morte durante l'esplosione. Altre 3 moriranno in seguito. Sono presenti anche il presidente del consiglio Mariano Rumor e il sindaco Aldo Agnasi. 300.000 cittadini in rigoroso silenzio sono l'espressione del dolore di una città davanti alla strage. L'ampia mobilitazione e i servizi d'ordine dei sindacati impediranno ai gruppi fascisti di creare disordini, che avrebbero motivato l'indire dello stato di emergenza da parte di Rumor. 5-6 ore prima dell'esplosione in Piazza Fontana, in ambienti politici e militari, si diffonde la notizia di un imminente attacco. L'allarme è già diffuso. 12 dicembre, sera. Il dottor Fusco, agente dei servizi segreti italiani, parte per Milano per cercare di impedire la strage. Avvisa la figlia, dicendole del pericolo. La bomba purtroppo scoppia prima che Fusco riesca a prevenire la strage. A Milano una seconda bomba viene rinvenuta inesplosa nella sede della Banca Commerciale Italiana, in Piazza della Scala. Dopo i primi rilievi sarà fatta esplodere, distruggendo tutte le possibili prove. 13 dicembre vengono trovate altre 2 bombe inesplose e taciuta la polizia. La prima in via Monti, in una caserma, mentre la seconda in un negozio. La questura smentisce. Mesi dopo fu imposto il silenzio ai vigili urbani, autori del rinvenimento. Pochi giorni prima dell'attentato, Franco Freda acquista 5 borse in un negozio a Padova. Franco Freda apparteneva all'area del neofascismo e professava il classismo e il razzismo. La commessa che gli vende le borse fornisce una sua descrizione, che però la polizia non prende in considerazione. Il primo tentativo di sviare le indagini e depistarle è il ritrovamento di un manifesto anarchico a 300 metri dall'esplosione. Questo fa pensare subito alla colpevolezza degli anarchici. 16 dicembre viene arrestato per l'attentato a Piazza Fontana Pietro Valpreda. Un tassista identifica Valpreda e riceve come ricompensa 50 milioni di lire. La testimonianza del tassista risulta però poco credibile. Viene avanzata l'ipotesi di un sosia che era salito sul taxi fingendosi Valpreda.
15 dicembre, Pinelli precipita dal quarto piano della questura di Milano durante un interrogatorio. Sull'avvenimento il questore Marcello Guida rilascia due versioni contrastanti. La prima propone un suicidio di Pinelli, mentre la seconda afferma che Pinelli era caduto dalla finestra a causa di un malore. Questa discordanza delle versioni fa pensare che la verità sia che gli ufficiali abbiano gettato Pinelli dalla finestra. Durante le indagini del caso vengono però assolti tutti i coinvolti. Il processo della strage di Piazza Fontana viene spostato varie volte e in tutta Italia. Questo rende più difficoltosa la presenza di testimoni e famiglie delle vittime. Alcuni imputati, tra cui Valpreda e Merlino, vengono assolti per insufficienza di prove. Vengono comunque condannati per associazione a delinquere. Il 1969 è un anno di grandi mobilitazioni sociali, figlie del clima politico del 68. Le rivendicazioni salariali nelle grandi fabbriche si alleano alle agitazioni studentesche che reclamano un generalizzato diritto allo studio per tutti gli strati sociali. Le manifestazioni operaie avvengono prevalentemente nell'autunno del 1969, detto anche autunno caldo. Queste sono determinate dalla scadenza triennale dei contratti di lavoro, provocando la fuga dei capitali e un'impennata dell'inflazione. Tra il settembre e il dicembre 1969 la questione operaia esplose. 5 milioni di lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, dei trasporti e di altri settori scesero in piazza. Si scatenano scontri con le forze dell'ordine in cui persero la vita alcuni lavoratori. Aumentavano il fenomeno dell'assenteismo e gli episodi di sabotaggio, intimidazione e violenza. Nel pomeriggio del 19 novembre del 1969, a Milano, si tiene uno sciopero generale in cui prendono parte il corteo dei marxisti-leninisti e degli anarchici. Gli automezzi della Celere scortano i manifestanti, passando davanti al teatro. Nella confusione, un agente della polizia, Antonio Annarumma, muore. Esistono due versioni dell'accaduto. Secondo i manifestanti, la sua morte fu causata dallo scontro tra i due automezzi della polizia. La versione ufficiale dimostra invece che un tubo colpì l'agente Antonio Annarumma, penetrandogli nel cranio e causandone una morte pressoché istantanea. La giustizia identificò le cause della morte, ma non riuscì a identificare i responsabili. Negli anni successivi si susseguiranno altre violente stragi. Il 22 luglio 1970, alle 17:10, la strage Gioia Tauro fu causata dal deragliamento del treno Palermo-Torino. Esso è avvenuto a poche centinaia di metri dalla stazione di Gioia Tauro, provocando 6 morti e 66 feriti. L'ipotesi più probabile è un attentato dinamitardo che danneggiò i binari prima del passaggio del treno. Il 28 maggio 1974, alle 10:12, in Piazza della Loggia, Brescia, avviene un attentato terroristico di stampo fascista. Una bomba nascosta in un cestino portarifiuti viene fatta esplodere durante una manifestazione antifascista. L'attentato provoca 8 morti e 102 feriti. Dopo molte indagini, processi e depistaggi, tra cui il lavaggio della piazza il pomeriggio stesso, furono condannati alcuni membri del gruppo neofascista Ordine Nuovo. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, sul treno Italicus, una bomba ad alto potenziale è esplosa causando 12 morti e 48 feriti. L'ordigno era stato collocato in una valigetta occultata sotto un sedile della quinta carrozza. Per la strage di Italicus furono incriminati come esecutori diversi esponenti del neofascismo italiano, ma alla fine l'iter processuale è terminato con l'assoluzione degli imputati. Il 2 agosto 1980, alle 10:25, alla stazione ferroviaria di Bologna, una bomba è esplosa provocando il più grave atto terroristico avvenuto nel paese nel secondo dopoguerra. Come esecutori materiali furono individuati dalla magistratura alcuni militanti di estrema destra, anche se gli ipotetici mandanti sono rimasti sconosciuti. Furono però rilevati collegamenti con la criminalità organizzata e servizi segreti deviati. Nell'attentato morirono 85 persone e oltre 200 rimasero ferite.